Amici di Manfredonia TV, benvenuti a questo 18° appuntamento con il Punto, il rotocalco sportivo a 360 gradi che conduco io in solitaria, Antonio Castriotta, per parlarvi di sport, partendo dal calcio a 11, proseguendo col calcio a 5 e poi basket e infine il volley cittadino. È stata una giornata positiva quella appena trascorsa, tutte le compagini cittadine che praticano sport qui a Manfredonia hanno vinto e quindi non accadeva da tantissimo tempo. Chapeau, e quindi ci complimentiamo ovviamente con tutte le società operanti nello sport qui a Manfredonia. Innanzitutto diamo lettura della 22esima giornata del campionato di promozione di Girone A parlando dei risultati. Allora, Football Club Capurso, Donuva Calcio 0-3, Borgo Rosso Molfetta, Arset Labbro Gottaglie 2-4, Canosa Nuova Spinazzola 0-0, Castellaneta Calcio 1962, Sporting Apicena 6-1, Noicattolo Calcio Ginosa 3-0, United Sly Norbar Conversano 5-0, Vigor Bitritto Real City 4-0, Manfredonia Calcio 1932, Rinascita Rutiglianese 2-1, per una classifica che vede al primo posto lo United Sly 59, Manfredonia Calcio 1932 55, Vigor Bitritto 51, a pari punti Castellaneta Calcio 1962, Real City 38, Ginosa 37, Borgo Rosso Molfetta 32, Nova Spinazzola 31, Canosa 27, a pari punti Noicattolo Calcio, Arset Labbro Grottaglie 26, Donuva Calcio 1971 22, Rinascita Rutiglianese 21, Norba Conversano 20, Sporting Apicena 12, Football Club Capurso fanalino di coda a 0 punti. Ecco, questa è la classifica, i risultati sono eloquenti, lo United Sly continua a vincere 5-0, il Manfredonia Calcio ieri ha ottenuto una vittoria, seppur di misura, contro la Rinascita Rutiglianese per 2-1, una partita diciamo nella quale salviamo il risultato per tutti coloro che fossero presenti allo stadio Miramare, un Manfredonia diciamo che non si è espresso come ai tempi migliori, non ha praticato un calcio propositivo, un bel calcio, nonostante poi abbia ottenuto la vittoria al termine dei 90 minuti, ma ha sbagliato anche un calcio di rigore Pasquale Trotta, ha segnato al termine quasi del secondo tempo, però è un Manfredonia che ha evidenziato un errore difensivo che ha concesso alla Rinascita Rutiglianese di segnare l'unico gol della partita, un Manfredonia che è apparso molto spento in campo e abulico, privo di idee. Ma intanto guardiamoci gli highlights a cura con il commento di Dino Latorre e la realizzazione da parte di Andrea Colaianni. Un Manfredonia sottotono, quello visto al Miramare contro la Rinascita Rutiglianese, che riesce a superare l'ostacolo grazie ad una doppietta di Terrone. Ma veniamo alla gara, al terzo minuto Grumo si libera per il tiro, che viene però ribattuto da un difensore ospite. Al quinto minuto si concretizza il vantaggio bianco-celeste, palla in aria per Terrone che in semirovesciata mette la sfera in rete. Quindicesimo minuto, il primo ammonito della gara è proprio il goleador del Manfredonia Terrone per fallo sul numero 10 Tal. Diciottesimo, Capitan Trotta entra in aria ma la sua conclusione è da dimenticare. Al trentesimo Terrone segna ancora su assist di Trotta, ma l'arbitro della gara, il signor Bosiello di Molfetta, annulla per fuorigioco. 31esimo, da Diego della Rinascita Rutiglianese viene lasciato solo in aria e batte a rete superando l'ostacolo Morgillo e depositando la palla in rete per il pareggio 1-1. 34esimo, è Perez ad avere la palla buona per tentare la via del gol, ma il suo tiro termina alto. Trentanovesimo, punizione dal limite per il Manfredonia sulla palla Trotta che non dà il giusto giro alla palla che termina fuori di poco. 44esimo, Grumo trova un gran tiro ma non inquadra la porta avversaria.
Nei primi minuti della ripresa il Manfredonia sembra cambiare marcia, infatti al secondo minuto Trotta serve a Terrone la palla del 2-1. Sesto, Grumo mette una deliziosa palla al centro, ma il portiere Pagano è il più veloce di tutti a sventare il pericolo. Dodicesimo, punizione dal limite per la Rinascita rutilianese. Si incarica del tiro in gredda, palla contro la barriera e poi sui piedi di Perez che taglia tutto il campo. Entra in area avversaria, ma la sua conclusione è debole e centrale. Ventiduesimo, Vennile tira da circa 25 metri e impegna a terra Morgillo. Quarantesimo, Eletto entrato nella ripresa, scende dalla destra e serve palla a Trotta che viene atterrato in aria, calcio di rigore per il Manfredonia. Sulla palla lo stesso capitan Trotta che però si fa parare il rigore da Pagano. Non succede più nulla, dopo 5 minuti di recupero termina la gara. Il Manfredonia non ha disputato una bella gara quest'oggi al Miramare, però ha portato a casa 3 punti preziosi per non perdere contatto con la vetta della classifica. Infatti la capolista United Sly ha vinto la sua gara in terna contro il Norba Conversano per 5-0. Ora in classifica lo Sly ha 59 punti, mentre il Manfredonia è a 55, sempre con 4 di lunghezze di vantaggio sul Vigor Bitritto che è a quota 51. Domenica prossima i Sipontini saranno ospiti dello Sporting Apricena, mentre lo Sly sarà di scena a Noicattaro. Abbiamo visto gli highlights della partita, abbiamo visto i gol, 2 le reti segnate da Nando Terrone che va sistematicamente in gol per nostra fortuna. È stata una partita al termine della quale ci sono state delle grandi contestazioni allo stadio Miramare, in primis da parte dei tifosi organizzati che hanno richiamato la squadra sotto la gradinata ed evidentemente avranno avuto qualcosa da dire ai calciatori, li avranno comunque in qualche modo invitati a profondere il massimo dell'impegno agonistico sino al termine della stagione. Non so cosa abbiano detto a mister Pino Lopolito, qualche chiaramente critica anche nei confronti evidentemente della dirigenza a questa tifoseria. Non è andata giù la sostituzione sulla panchina del Manfredonia Calcio del precedente mister Luigi Agnelli con la sostituzione con Pino Lopolito, o quantomeno ci si aspettava qualcosa in più. È vero che ha realizzato in 3 gare 7 punti, 2 vittorie ed un pareggio sul campo del Real City, ma la squadra purtroppo non gioca, va evidenziata questa cosa, nonostante abbiamo alla prima in panchina di Lopolito abbiamo vinto per 5-0, però va evidenziata anche la pochezza tra virgolette del nostro avversario. Contro il Real City non abbiamo segnato alcun tiro in porta e ieri una vittoria davvero striminzita. Che cosa è accaduto a questa squadra? Si è passati dal 4-3-3 al 3-5-2, modulo tattico chiaramente preferito da mister Pino Lopolito. Ieri invece si è tornato indietro, si è giocato con un 4-3-3, poi una settimana di intensi carichi di lavoro, la squadra è apparsa piantata sul campo del Real City e quindi dietro fronte da parte di mister Pino Lopolito sulla tipologia di allenamento per evitare di caricare ulteriormente di acido lattico i calciatori. Altra cosa che ieri diciamo è apparsa che uno degli elementi di spicco di questa formazione, Mimmo La Voragine, è rimasto in panchina per i 90 minuti, pochi cambi effettuati da mister Pino Lopolito, quindi che preferisce certi calciatori, poco avvicendamento diciamo sulla panchina. Sappiamo che il mister ha a disposizione 5 campi, ma non li ha diciamo utilizzati tutti quanti. Evidentemente probabilmente ci sarà un po' di malumore all'interno dell'organico della squadra. Speriamo che i calciatori possano in qualche modo superare questi malumori, la squadra possa essere rigenerata mentalmente, perché ci aspetta un finale di campionato difficile. Quindi vi è anche la possibilità, ci potrebbe essere anche la possibilità e il rischio che il Manfredonia diciamo
disputi, diciamo, se ove mai il Vigor Bitrito dovesse recuperarci dei punti, possa disputare anche la finalissima, diciamo, fuori casa. E quindi speriamo che ciò ovviamente non avvenga e che la squadra possa generarsi. Sentiamo mister Pino Lopolito nell'intervista che mi è stata rilasciata ieri. Allora, mister Pino Lopolito, al termine della partita Nuova Rotiglianese, diciamo a Manfredonia Calcio 1932 contro Nuova Rotiglianese, il Manfredonia vince per 2-1, salviamo il risultato, ma il Manfredonia che non convince. Hai detto tutto, c'è un risultato buono, 3 punti, la prestazione non convince, anche se siamo partiti bene 1-0. Poi non abbiamo avuto la capacità, un po' per sfortuna, un po' per qualche altra cosa, di chiuderla. È stata qua la gara di... Chiaramente giocare in questo periodo ci sono un po' di tensione, si vede. Ma non nasce da oggi, nasce da qualche mesetto a sta parte. Però l'importante era fare punti e sono arrivati. Ecco, mister, quando lei dice che ci sono tensioni da qualche mesetto, a che cosa allude? Beh, magari voi sapete meglio di me, quando... qualche punticino è stato perso, no? Magari quando si vede sfuggire un obiettivo importante, anche se non è detto, perché da qua alla fine ci sono ancora diverse gare e tutto può succedere, però qualche punticino è stato perso e qualche tensione è nata, si vede ad occhio, insomma. Ecco, quindi mister, lei, diciamo, è stato chiamato qui insomma, per risolvere questo problema che in teoria sarebbe da un mesetto, come ha detto, no? Quale sarebbe la ricetta per riportare il Manfredonia ad esprimersi, diciamo, ai livelli in cui si esprimeva prima del suo arrivo? Ma io non lo so come si esprimeva, per cambiare una guida tecnica probabilmente le cose non sono andate, se no una società non cambia una guida o non si inventa chissà che cosa. Non so cosa sia successo, però in passato qualcosina è successo, no? Da qualche punto è stato perso e purtroppo adesso giocare così con un po' di tensione, sapendo che non puoi sbagliare. Chiaramente si è visto anche oggi, nel momento in cui dovevi chiudere la gara, e un po' anche per sfortuna magari, non è stata chiusa, giochi sempre con quella paura addosso. Ecco mister, oggi qualcuno insomma evidenziava che forse non è una scelta, diciamo, saggia quella di tenere fuori, chiaramente una scelta tecnica quella sua, Mimmo Laboragine, autentico faro del centrocampo per 2 anni. Mimmo Laboragine è un ottimo ragazzo, un ottimo giocatore, come lo sono un po' tutti, come lo è Mastro Pasqua, che a mio avviso è stato fatto un'ottima gara oggi. Quindi non è questione di Laboragine, perché probabilmente Laboragine servirà alla causa, non è la gara di oggi, ha giocato o non ha giocato, questo non fa la differenza. È una grande persona e sarà utile in tutti i modi alla causa. Abbiamo ascoltato mister Pino Lopolito. Beh, è chiaro, traspare dalle sue parole chiaramente una certa preoccupazione per l'andamento del campionato, delle partite sinora disputate dal Manfredonia Calcio. Ha evidenziato che vi sono certamente dei problemi nella squadra, problemi che a suo dire non sono praticamente collegati alla sua gestione tecnica della panchina, ma problemi che deriverebbero da mesi addietro. Certamente qualche problema si è verificato, ma fondamentalmente per l'assenza dei due attaccanti che sono partiti, e poi il Manfredonia ha dovuto affrontare una gara contro il Borgorosso Molfetta senza due attaccanti di peso, quale Albrizio e lo stesso Matteo Santoro. Probabilmente se avessimo avuto la panchina più lunga su quella partita l'avremmo potuto anche vincere, anche se poi è stato concesso un calcio di rigore veramente a 20 secondi dalla fine, molto generoso. Però con i se e con i ma la storia non si scrive. Adesso bisogna azzerare tutto sulla panchina, se oramai da 3 giornate insediato mister Pino Lopolito. Ci aspettano delle gare importanti fuori casa contro il Donuva, contro il Noicattaro e anche gare in casa. È sufficiente incorrere in un pareggio per far sì che il Bitrito accorci le distanze. Bitrito che, peraltro, ieri ha battuto per 4-0
il Real City, formazione che ci ha messo in grossa difficoltà domenica scorsa fuori casa, e questo poi la dice lunga su ciò che è accaduto in campo contro il Real City, dove una squadra come il Manfredonia Calcio, che conta ovviamente dei calciatori dallo spessore tecnico importante, a prescindere dalle indicazioni del mister, che sono sicuramente importanti, ma in campo avrebbe dovuto avere un atteggiamento differente. C'è qualcosa che si è rotto a livello mentale nello spogliatoio, i calciatori debbono recuperarsi mentalmente, debbono cercare di mettersi a disposizione del mister a questo punto, se riesce ovviamente a motivarli adeguatamente, continuare il percorso sino al termine del campionato e sperare ovviamente poi di vincere i playoff e approdare nel campionato di eccellenza. Sarà certamente un proseguo difficile quello del Manfredonia Calcio, ci aspettano delle partite, delle vere e proprie battaglie. L'organico di cui dispone il Manfredonia Calcio è importante, speriamo che tutti i calciatori possano essere rigenerati, perché è evidente che vi sono dei malumori, traspare praticamente guardando i calciatori in campo, nei movimenti. Ieri De Filippo, ad esempio, che è uno dei migliori elementi della formazione, si è dovuto accomodare in panchina. Lo stesso Mimmo Laboragine, che per 2 anni è stato un faro del centrocampo, non ha usufruito nemmeno di un minuto di gioco. Ma vi è anche Roberto, che era un calciatore che veniva utilizzato sistematicamente da mister Agnelli, sono un paio di gare che non viene assolutamente utilizzato. Quindi anche l'avvicendamento è importante per tenere alta la concentrazione dei calciatori e per stimolarli ad offrire sempre il meglio anche durante la settimana. Speriamo che il Manfredonia possa chiaramente ribaltare la propria condizione mentale e possa proseguire vincendo tutte le partite sino praticamente al termine del campionato. Staremo a vedere. Ecco, abbiamo parlato del Manfredonia Calcio 1932, come al solito io mi occupo anche dei risultati del settore giovanile, positivi per la città di Manfredonia. Infatti la Juniores ha vinto in trasferta per 3-0 e conduce in solitaria la prima posizione in classifica. Ormai da tempo lo ha stravinto il campionato Juniores regionale. Così gli uomini di Mister Grasso hanno battuto la Gioventù Calcio Foggia per 2-1, 0-0 per l'Accademia. Entrambi sono a pari punti in classifica. Poi gli allievi sono risultati vittoriosi per 12 reti, hanno segnato 12-1 se non erro, in casa. Beh, quindi chapeau al settore giovanile del Manfredonia Calcio, chapeau anche al settore giovanile dell'Accademia. Passiamo alla Serie D. Si sono tenuti dei derby bellissimi praticamente ieri nel campionato di Serie D Girone H. Il Foggia Calcio ha ottenuto un'importantissima vittoria in trasferta contro il Taranto, ma è sempre a 5 lunghezze dal Bitonto, che si è imposto per 1-0 in trasferta sul Gravina, altro derby pugliese. Altro derby, diciamo, vinto dal Cerignola è quello praticamente per 2-1 contro il Nardò, un Cerignola che continua a mantenersi nelle posizioni dei playoff fino al termine del campionato, ha quindi smaltito la delusione della sconfitta rimediata 7 giorni fa in quel di Foggia, dove perse 2-1 contro il Foggia Calcio 1920. Noi chiaramente auguriamo alle nostre squadre pugliesi, in questo caso il Foggia Calcio, il Cerignola, ma lo stesso Taranto è in piena zona playoff nonostante abbia perso contro il Foggia, di continuare questo percorso nelle zone alte della classifica. È il momento del calcio a 5, importantissima vittoria in trasferta della SIM Manfredonia Calcio a 5 a guida Massimiliano Monsignori, un 5-3 rifilato al CUS Molise su un campo ostico, su un campo difficile, che proietta la SIM Manfredonia Calcio a 5 a 29 punti in classifica. È una grande partita quella disputata dagli uomini di mister Monsignori sabato alle ore 16, diciamo, in quella del Molise, battendo il CUS Molise. Non era affatto semplice, dopo essere passati in svantaggio un secondo tempo strepitoso, dove è stato ribaltato il risultato con 2 reti di Ganzetti, una di Ramiro Martinez, una di Riondino, e poi c'è stato un autorete su tiro deviato da parte di Dani Aguilera, rientrato in squadra. Che dire, chapeau a questa dirigenza
che ha saputo acquisire le prestazioni sportive di calciatori, tra cui Crocco e lo stesso Ramiro Martinez, che hanno dato grande qualità e apporto certamente significativo alla squadra di Massimiliano Mosignori. Però domenica, sabato prossimo, vi è un altro appuntamento importante dalla Sim Manfredonia Calcio 5 al Pala Scalore alle ore 16 contro il Polistena. Bisogna assolutamente vincere, siamo al quinto posto in classifica, possiamo continuare a vincere e sperare di agganciare la zona playoff. L'ingresso è gratuito per tutti, quindi tutti quanti sabato venite alla Pala Scalore a sostenere a gran voce i colori della nostra Sim Manfredonia Calcio 5, primo campionato nella Serie Nazionale A2. Bisogna assolutamente vincere sperando poi di approdare nella zona playoff, disputare i playoff come è successo l'anno scorso, e magari nulla toglie che la Sim Manfredonia Calcio 5 con i dovuti scongiuri possa ovviamente vincere i playoff e approdare nella massima serie. Sarebbe un fatto storico per la città di Manfredonia. Complimenti alla Sim. È il momento del basket, finalmente la SSD Angel Basket ieri ha in qualche modo ribaltato l'andamento negativo della propria stagione dopo l'avvicendamento, dopo le dimissioni del coach De Florio. Ieri arriva la prima vittoria dopo tante sconfitte rimediate in campionato, batte la New Basket Mola di Bari per 89-71. Una grande prestazione da parte dei cestisti della SSD Angel Basket, che lascia ben sperare per il proseguo del campionato, dove ci saranno delle gare tra virgolette abbordabili, e speriamo che questa squadra, questa società possa chiaramente guadagnarsi la salvezza in questo difficile campionato di Serie C Gold. Parliamo adesso del Webin Volley, sia la squadra maschile che la squadra femminile. La squadra maschile in casa, quella femminile fuori casa contro il San Giovanni Rotondo, hanno praticamente conseguito delle vittorie, entrambi per 3-7-0. Quindi complimenti alle due squadre di volley, sia maschile che femminile, di Manfredonia, e per il proseguo del loro campionato noi gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Siamo arrivati chiaramente al tema di questa puntata, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo punto lunedì prossimo. Ciao a tutti!